Buongiorno cari, come state? Spero tutto bene. Continuiamo la serie di video preferiti e parliamo di preferiti in make-up finalmente. Iniziamo con i prodotti viso, diciamo base in generale, tutti i prodotti che uso diciamo quotidianamente o che comunque hanno a che fare con la base, poi viso, ovviamente blush, illuminanti, contouring, eccetera, eccetera. Partirei immediatamente perché i prodotti non sono tantissimi ma non sono neanche pochi. Partiamo ovviamente in ordine dal primer. Allora, io non uso normalmente il primer molto spesso, però quando l'ho utilizzato mi sono ritrovata ad utilizzare sempre questo, che è il Wet n Wild Coverall Primer. Questo si compra da OVS, costa molto poco, se non mi sbaglio sotto i 5 euro, e ovviamente è un primer siliconico, si presenta così. Quindi questa specie di cremina bianca, lo spalmate, ha un effetto molto bello sul viso, soprattutto molto levigante, non tanto diciamo idratante o pore filling come per esempio il Professional di Benefit, che io ho provato in passato e mi era sempre piaciuto molto. Lascia la pelle molto morbida, ovviamente con quel morbido un po' siliconico, però insomma tiene il viso opaco, fa durare di più il trucco, mi piace abbastanza, sì, lo trovo un buon primer. E quando ho usato il primer ho usato sempre lui. Fondotinta, non vi citerò il NARS e il MAC che vi ho citato l'anno scorso perché ovviamente sapete che sono i miei preferiti, ma il fondotinta scoperta dell'anno è stato questo qui di Catrice, che è l'HD Liquid Coverage Foundation. Questo io ce l'ho nel colore light beige, che è il più chiaro. È un fondotinta bellissimo, non me lo swatch ovviamente perché è il colore della mia pelle. È un fondotinta bellissimo, è con il contagocce, quindi voi aprite e ne basta poco, non ce ne vuole tantissimo. Dà un effetto molto naturale sul viso, molto bello, leggermente opaco ma non troppo opaco, non è opaco nel senso di polveroso, molto molto bello, si asciuga subito, non si separa, non enfatizza le zone più secche, è veramente un buon prodotto e costerà 5 euro, non mi ricordo, ottimo fondotinta, dura moltissimo, non si lucida troppo, bello bello bello, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di ritrovarlo perché l'ultima volta che sono andata da Catrice ovviamente non c'era, e comprarne un altro. Ciprie, passerei un attimo alle ciprie. Le ciprie in questione sono tre. Questa è questa qui di Kiko, una è questa qui di Kiko, che è la Matte Fusion Press Powder, non mi ricordo il numero perché si è cancellato da dietro, se non mi sbaglio era la numero 1, forse sì, probabilmente era la numero 1. Questa bellissima cipria in polvere pressata da borsetta, io la tengo sempre nella borsa, è una cipria molto bella, molto sottile, non si aggrappa al trucco precedente, non enfatizza le zone secche, molto buona da stratificare sopra al trucco per fare dei ritocchi, è un'ottima cipria. Non l'ho mai usata normalmente per tutto il viso, anche se forse dovrei provare giusto per vedere come lavora, ma mantiene opaco, è ottima per i ritocchi, mi piace moltissimo. Questa è già la mia seconda e mi piace moltissimo, infatti continuo a ricomprarla perché è molto economica. Ma la vera scoperta per quanto riguarda le ciprie è stata ovviamente la HD di Makeup Forever. Questa è una mini taglia da 4 grammi. La Makeup Forever HD è una polvere libera, si presenta così, è bianca, ma sul viso risulta trasparente, anche se secondo me un pochettino sbianca il colore del fondotinta, quindi se siete magari più scure di carnagione di me o se amate l'effetto un po' bronzed, probabilmente questa non vi piacerà, ma questa cipria è tutto, è la vita. Mantiene opaco come nessun'altra cipria io abbia mai provato nella mia vita, controlla il sebo, opacizza, leviga la pelle, fa questo effetto incarnato perfetto, bellissima. Bellissima, funziona con tutti i fondotinta, riesce anche a risollevare le sorti di fondotinta che magari non hanno performato al meglio, è ottima. Costa l'ira di Dio perché anche questa mini taglia costa 15 euro, da taglia grande ne costerà una trentina, ma è un investimento che secondo me vale la pena fare perché è ottima. Questo è un prodotto che io non ho comprato ma ho ancora un campioncino, ed è la polvere correttiva di MAC. Questa qui è la quella gialla che si usa per il contorno occhi. Adesso ne sto usando un'altra di
Wycon, che non è male, ma non è ai livelli di questa. Io prima o poi la stronzata di spendere 26 euro, se non sbaglio, per questa la farò, perché è ottima. Magari quando avrò finito quella di Wycon, e ce ne vorrà un bel po', è una cipria fantastica. Il contorno occhi viene illuminato, levigato, ha proprio un colore leggermente giallo che illumina tantissimo lo sguardo, senza risultare ovviamente giallo alla vista. Bellissima, polvere sottilissima, ottima, ottima. Correttore ne ho soltanto, ne ho due. Uno, partiamo da questo qui, che è quello più specifico, che non credo di avervi mai fatto vedere. È questo qui di Kiko, questo è il Natural Concealer nel colore 4, quindi quello lì verde, per correggere i rossori. Ora, io d'inverno soffro abbastanza di rossori, ho tirato soffrire di geloni, eccetera, eccetera, e questo correttore l'ho comprato ai saldi, se non sbaglio. Questo correttore funziona, funziona effettivamente. Io non lo utilizzo sempre, lo utilizzo quando veramente ne ho bisogno, e contrasta tantissimo il rosso della pelle, dà un aspetto più omogeneo alla pelle. Ovviamente poi dopo ci dovete passare o il fondotinta se fate la correzione prima di mettere il fondotinta, io di solito lo faccio così, oppure correggerla con un correttore del vostro colore di pelle, altrimenti si vede ovviamente il verde. Ma è molto molto buono, si sfuma molto facilmente. Io per sfumarlo utilizzo l'Expert Face Brush di Real Techniques. Mi piace moltissimo questo correttore, ha una texture un pochettino più densa, però al tempo stesso cremosa e si sfuma molto facilmente, mi piace moltissimo. Correttore invece per le occhiaie, Instant Anti-Age di Maybelline, guardate, ormai è praticamente andato. Io ho il colore light, è fantastico, veramente. Questo è il correttore su cui si può fare affidamento in qualsiasi occasione. Dovete fare la spesa e volete soltanto coprire gli occhiaie? Questo. Dovete andare ad un evento e volete avere una pelle perfetta? Questo. È fantastico, dà veramente un effetto più omogeneo e liscio al contorno occhi, non dà problemi, è favoloso, veramente un correttore favoloso. Ha la sua spugnetta, voi lo applicate così, si gira e lascia il prodotto. Assolutamente un must, appena finisce penso che me lo andrò a ricomprare, perché è veramente il correttore da tutti i giorni. Senza questo, secondo me, non si può fare, e meglio di questo ce n'è veramente poco. Mi piace tantissimo ed è molto economico, costerà sui 7 euro. C'è tanto prodotto perché ci sono 6,8 ml, che è tanto, e soprattutto ne usate poco, perché con la spugnetta si distribuisce il giusto quantitativo di prodotto, e anche se magari eccedete un pochino, comunque non fa spessore, non fa strato, fantastico sempre. Allora, sopracciglia le inserisco sempre nella base, perché per me sono veramente basilari. Matite di Nabla, io utilizzo la Neptune, questa è la mia seconda, e tra un po' dovrò andare a ricomprare la terza. Fantastiche, ma come matite come queste non ce ne sono. Questo è il colore di Neptune, che è un bel marrone freddo, non troppo scuro né troppo chiaro, perfetto per il mio colore di capelli. È ottimo, veramente ottime matite, sono molto sottili, la punta sembra dura all'inizio, ma poi si, mentre quando fate il tratto si tranquillamente scorre benissimo, riesce a fare un tratto super preciso perché ha una punta microscopica, come potete vedere da qui. Sono ottime, sono un'alternativa economica, perché costano sui 12 euro alle Brow Ease, sono veramente un qualcosa che io non lascerò mai, cioè per questa ci sarà sempre probabilmente nelle mie routine quotidiane, perché senza questa matita veramente. Ho provato anche quella di MAC, che non è male, ma non è buona quanto questa. E poi ovviamente la Deep Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills. Io ho il colore medium brown, vi faccio vedere quanto è scavata ormai sta cosa, guardate qua, la utilizzo tutti i giorni, ce l'ho anche adesso. È bellissima, se forse riesco a farvi uno swatch velocissimo con un po' con il dito. Come vedete si sposa benissimo con Neptune, è un colore bellissimo, è un marrone freddo ma non eccessivamente freddo, la pasta si sfuma benissimo, quando si fissa si è fissata e non va da nessuna parte, vi dura tutto il giorno. È un investimento perché questa costa tipo 17 euro, però ce n'è tanta all'interno, ce ne sono, qui non lo dice però,
Comunque mi sembra che ci siano tipo 4,5 grammi, una cosa del genere. E comunque, cioè, vedete, nonostante io l'abbia scavata così tanto, di prodotto ce n'è tantissimo ancora. Quindi questo sicuramente mi durerà ancora un bel po'. Ottimo, ottimo prodotto, è un investimento. Lo so, questo lo potete acquistare da Beautylish, Beauty Bay, non mi ricordo quale altro sito lo vende. Ottimo, veramente, non ho niente di male da dire su questo prodotto. Se non che è fantastico e lo uso tutti i giorni. Passiamo al viso, quindi contouring. Non vi cito Ipno di Mulac perché sapete già che lo amo e poi mi si è spaccato, quindi non ce l'ho più, ma cito Taupe di NYX. Questo è un ottimo, ottimo colore da contouring, molto freddo, quindi se avete un incarnato un pochettino troppo tendente al giallo, non so se andrebbe bene. Questo qui è Taupe, ma o più scuro comunque, perché comunque è molto chiaro nonostante sia così freddo. Ha veramente questo colore quasi violaceo in certe luci, sembra quasi un marrone sporcato dal viola, dal lilla. È un colore bellissimo per fare proprio le ombre. Io ce l'ho anche adesso in questo momento, però sopra ho un bronzer che vi farò vedere adesso, ma è ottimo, veramente ottimo. E poi c'è un contouring in crema che è questo vecchissimo matitone di Kiko che era di una vecchia edizione limitata. Si chiama il Contour Pencil nel colore bronzer, questo è il colore 01, che non mi sbaglio si chiamava Light Medium. È già leggermente più caldo di Taupe, ma è bellissimo, veramente. C'era anche l'illuminante insieme, era un kit di due colori. L'illuminante non mi piace per niente. Questo ha una texture un po' waxy, cioè un po' cerosa, molto morbida, molto facile da sfumare, ma una volta che si fissa risulta completamente opaca e fa un lavoro veramente egregio. Quando ho voglia di contouring in crema, a volte mi prende un po' la passione, questo sicuramente è il vincitore, mi piace moltissimo. Andiamo avanti proprio con i bronzer, ce ne sono soltanto due. Uno è un'altra edizione limitata di Kiko ed è questo qui. Questo è il Masterpiece Bronzer nel colore Forward Sienna. Questo è bellissimo, questo è veramente il bronzer della mia vita. In questo periodo non lo sto tanto usando, ma l'ho usato allo sfinimento. Pensate che ce l'ho avuto per un bel po' di tempo e non l'ho mai usato. Poi mi è venuta improvvisamente la voglia di utilizzarlo e è stato amore. Questo io lo utilizzo anche per fare un pochettino di contouring, perché di recente mi piace un contouring un pochettino più caldo. Ha un bellissimo colore, non è troppo caldo da essere arancione, non è troppo freddo, è perfetto ed è bellissimo. E il secondo bronzer è Laguna di NARS, che è questo qui, lo vedete in un duo insieme a Orgasm. Sinceramente continuo ad utilizzarlo, ce l'ho anche adesso Orgasm, ma continua a non piacermi tantissimo. Allora, Laguna, devo dire la verità, scrive poco, non scrive tanto. E per un duo che infatti non lo vedete neanche, se riesco a far venire su un pochettino di prodotto con le dita non si riesce molto. E questo qui, se riuscite a vedere qualcosa, più di questo non lo posso fare, dovrei grattare un pochettino la cialda. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere un pochettino meglio il colore di Laguna. Ecco, vorrei avercela fatta. Voi, perché è un tuo preferito se c'è tutti questi difetti, la cialda si ossida eccetera eccetera? Questo è nuovo, cioè praticamente non avrà neanche 3 mesi. Anche Orgasm secondo me non è che sia un granché, ma è bellissimo. Laguna è bellissimo. Questo è Orgasm, ve lo swatch giusto per, tanto non lo vedete neanche secondo me. È bellissimo, però devo dire la verità, è bellissimo ed è perfetto anche per fare contouring, nonostante sia leggermente satinato e sia molto tendente al caldo. Non so come mai, ma una volta sfumato sul viso è come se si fondesse talmente tanto bene con l'incarnato da risultare assolutamente perfetto. È un ottimo bronzer perché non è estremamente pigmentato, come avete potuto vedere, ma si sfuma talmente bene e dà comunque colore ed è veramente bello. Questo duo costa 20 euro perché Laguna normale costerà 30 euro e i blush NARS costano tanto, ma è bellissimo. Se volete spendere soldi, Laguna è ottima. Infatti io lo sto usando adesso tutti i giorni praticamente, anche perché secondo me non durerà tantissimo la cialda, perché questo, ognuno di questi è da 2,5 grammi.
Però Laguna è fantastico. Blush, 4 blush. Poi sugli illuminanti non mi sono trattenuta, ammetto di non essermi trattenuta. Partiamo da quello più economico, se vogliamo. Wet n Wild o Rose Champagne. Allora, io di questo non ho mai parlato perché all'inizio non mi piaceva. Giuro che non mi piaceva. Mi dicevo, ma non si vede, non scrive. Lo sto usando tutti i giorni. Cioè, tutti i giorni quando non ho un trucco particolare che richiede magari un colore di blush particolare, io finisco per usare il Rose Champagne. Guardate che bel colore naturale, bellissimo. Dovete calcare un po' la mano ed il blush effettivamente è molto polveroso, ma è bellissimo, bellissimo. Fa un effetto molto salute, è leggermente satinato, quindi un pochettino la satinatura si vede, ma non enfatizza i pori, non è eccessiva. È un blush bellissimo, veramente bellissimo, e costerà 3 euro. Fantastico. Sempre sulla stessa tonalità di colore, Cheek Pollen di MAC. Questa era un'edizione limitata uscita all'inizio dell'anno scorso. Non mi ricordo come si chiama la collezione. Fairy Whisper si chiamava. Ha un colore simile al Rose Champagne, ma è decisamente più marrone. Questo qui, blush bellissimo, blush naturale da tutti i giorni, perfetto. Si sfuma benissimo, questo è un satin, quindi non è matte, ma la satinatura praticamente non si vede. Come vedete, ha avuto un piccolo incidente in un tentativo di depotting, ma non è sopravvissuto ed è ancora tra noi. Bellissimo colore, veramente un bel colore. Questo sul sito è esaurito, ma nei store MAC lo potete ancora trovare, perché l'ho visto di recente, quindi se chiedete, secondo me ce l'hanno ancora. Bellissimo colore. Sempre sulla falsariga, sempre di MAC, sempre edizione limitata, questa non credo che si trovi ancora. Questa qui della collezione limitata di Star Trek era la Strange New Worlds Trip the Light Fantastic Powder. Blush bellissimo, su una tonalità di pelle più scura della mia, secondo me è anche un bellissimo illuminante. Dovete essere però molto scure, è questo qui. Come vedete sono tutti molto simili i colori di blush che mi sono piaciuti quest'anno. Questo è estremamente luminoso, estremamente shimmer. Come vedete tutto questo mix di colori stupendo. Questo io lo volevo assolutamente, l'avevo puntato proprio quando avevo visto le prime immagini della collezione prima ancora che uscisse, ed è bellissimo, veramente bellissimo. È un ottimo prodotto, si sfuma benissimo. Se lo trovate ancora da qualche parte, prendetelo perché ne vale veramente la pena. L'ultimo blush è di Essence ed è questo qui, si chiama Me and My Umbrella. Il blush si chiama You Can Stand Under My Umbrella ed è questo. Questo è stato un po' l'anno dei blush naturali, perché non ho utilizzato colori particolarmente pazzi, e infatti questo, cioè, lo vedete sbocciato e dite, ma che è? Che è sta roba? Sto rosino, un po' sfigato, questo qua. Ma è un bellissimo blush per quando fate trucchi sui toni un pochettino più freddi, ma non volete un colore troppo invadente. Questo è un bellissimo, bellissimo blush naturale. Aveva una trama bellissima con la scritta You Can Stand Under My Umbrella, è un ombrello, ma è andata via. Per quanto l'ho utilizzato, bellissimo, bellissimo colore. Questo sicuramente è uno dei miei preferiti in assoluto dei blush che ho. Bello, 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 economicissimo. Veramente, non ho niente di male da dire su questo blush, se non che è veramente bello, ha un bellissimo colore rosino. La trama è veramente sottile, il trito è sottile, il modo in cui si applica, si sfuma benissimo. È bello, è bello, è bello, è bello. Quando una cosa è bella bisogna dirla. E poi ci siamo agli illuminanti. Parto da questo qui, così lo metto a posto, perché secondo me sta rischiando brutto. Ed è Angel di Nabla, che come vedete ha subito qualche leggerissimo incidente di percorso, ma funziona ancora, scrive ancora, e quindi per ora mi tengo questa cialda disastrata. La bellezza di Angel di Nabla, secondo me, è una cosa molto rara. È un oro, no, una specie di, oddio, non saprei neanche come definirlo, un avorio con dei riflessi rosa e dorati. È bellissimo, ce l'ho anche adesso, però con gli occhiali probabilmente non si vede. Bellissimo. Questo non è un highlighter che si vede, ma che non, anche se esagerate, non vi fa mai l'effetto troppo pesante, perché
Ha una polvere molto sottile e non stratifica fino a diventare troppo eccessivo. Molto 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 bello, veramente bellissima. Di Physicians Formula c'è questo qui che sono le Shimmer Strips nel colore nude. Io utilizzo la parte oddio, non riesco ad aprire. Io utilizzo la parte superiore per come illuminante e questo è veramente, cioè tipo bam. Lo faccio vedere. In your face, proprio bello, bello, bello. Ovviamente potete voi dosare la quantità di prodotto, potete dosare i colori, perché se utilizzate questa parte più bianca, ovviamente l'illuminante viene più intenso, se utilizzate questa parte rosata già un po' di meno, potete mischiare anche tutto e fare un colore un pochettino più caldo, magari se siete più scuri di carnagione. Questo è stupendo, veramente bellissimo, non costa neanche troppo. Assolutamente consigliato. Questo era una limited edition, ma da quello che ho capito dovrebbe essere messi in permanente. Sono i Mega Glow Highlighting Powder di Wet n Wild. Questo è il colore Precious Petals. Allora, ha un trito molto sottile ed è molto bello. Il colore è un pochino scuro per me, perché è un rose gold molto molto bello. Mi ricorda Glowgasm di Nulak. Io, ma non ho inserito tra i preferiti perché insomma non l'ho usato tantissimo, però si è sfumato bene, dosato bene, questo è bellissimo su qualsiasi incarnato, molto molto bello, molto luminoso, molto intenso, quindi vi devono piacere gli highlighter estremi, molto molto bello, però mi piace tantissimo. Gli ultimi due, molto velocemente, Mary Lumanizer, non devo neanche dire niente perché il Mary Lumanizer è la vita. Io ho questo trio con il Cindy Lou e il Betty Lou. Sinceramente, Cindy Lou e Betty Lou non li uso mai. Betty Lou ogni tanto lo uso come ombretto. Dovrei provare ad usarlo come bronzer, devo provare. Ma questo non ho nessun utilizzo. Ma il Mary Lou è Mary Lou e senza Mary Lou non si vive. Io l'ho consigliato a chiunque perché tutti hanno bisogno di questo illuminante nella loro vita. E l'ultimo, anche questa è un'edizione limitata ormai introvabile, ed era della Mary Berry di Essence. Questo era il I Love My Golden Pumps. E quando volevo un highlighter un pochettino più delicato e un pochettino più naturale, ma comunque bello luminoso, andavo sempre su questo. Sono molto simili, però Mary Lumanizer insomma è un'altra cosa. Questo è molto bello, anche questo si sfuma benissimo, ma praticamente non potete più trovarlo da nessuna parte. Io sono stata molto fortunata a trovarlo in un negozio che probabilmente non era stato molto frequentato e me lo sono portato a casa e però bene, questo erano tutti i preferiti viso del 2016. Presto filmerò quello occhi e labbra. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio.